finalmente, dopo un lungo inseguimento, siamo riusciti a trovarci qui, sul muretto di Via Cairoli. Devo confessarti che avevo quasi perso le speranze. Sì, capisco, ma come ti avevo spiegato quando ci siamo sentiti qualche settimana fa, stavo lavorando al montaggio e alla grafica di Terza di Inner, il film che celebra la mitica sezione terza, lettera D, anno non del Signore 1980, del liceo scientifico Maiorana di Latina. Io ho visto il film in anteprima e ti ringrazio per avermi concesso di assistere un po' anche alla fase di post-produzione. Ma puoi spiegare meglio per chi non l'ho ancora visto e non sa nulla della sezione terza, lettera D, anno non del Signore 1980? Ah, colgo l'occasione per ringraziarti pubblicamente per la maglietta della terza D che mi hai voluto regalare. La indosso con orgoglio, come se fossi stato lì con voi. Dunque, questa storia inizia nel 1980, quando mi trasferì da Viterbo, dove avevo concluso i primi 2 anni di liceo scientifico, a Terracina. E come ho riportato nei titoli di coda, se Vulpetti, che all'epoca era il preside del liceo Maiorana di Latina, non mi avesse assegnato a quella sezione, nulla, nulla davvero sarebbe stato possibile, semplicemente nel senso che nulla sarebbe stato quello che poi è stato. Anche lo stesso muretto di Via Cairoli. Come il battito d'ali dell'effetto farfalla, anche in questo caso una piccola variazione in una condizione iniziale ha sicuramente prodotto una grande variazione a lungo termine. Vulpetti, che si trovò davanti a un adolescente da assegnare ad una sezione ad anno scolastico già iniziato, con notevole fatica, perché non ci vedeva letteralmente un cazzo, aveva 2 fondi di bicchiere come occhiali, riuscì a leggere il numero di studenti in ogni sezione per scegliere quella meno numerosa. Alla fine, finalmente, arrivò alla D, dove mi collocò. E come ho sottolineato nel film, fu the end. Mi collocò nell'ambiente perfetto per me in quel momento esistenziale, rendendo effettivo ed applicato il mio apprendistato alla teoria del caos. Nel film citi Giuliano, la persona informata sui fatti Sir Julian Vox, per aver reso possibile la tua esplorazione del nuovo mondo del rock, ovvero quello che fu il punk e tutti i movimenti che già allora erano scaturiti da quella scena dirompente. Sì, il suo ruolo è stato fondamentale, non solo come spacciatore di misere BASF. Fu lui che mi portò sul muretto di Via Cairoli, introducendomi quindi nel salotto molto, per così dire, buono della nascente scena del nuovo rock latinense. Grazie alle sue dosi di nastri che mi elargiva, lui era praticamente una sorta di Napster ante litteram, assorbì i concetti base del punk e quindi, nonostante le mie uniche esperienze musicali risalissero al coro della chiesa di San Sisso di Viterbo, dal quale fui tra l'altro praticamente espulso dal parroco per, diciamo, eccesso di foga, ma evidentemente il buon Don Angelo non era aperto alle contaminazioni tra gospel e punk, decisi di cominciare a creare suoni. Divenni dapprima Brian Ano con i Negative Radius, poi creai il duo dei PD e subito dopo, verso la fine del 1981, divenni Paul Shiva e detti vita ai Negative Existence. Hai un ricordo in particolare di quando arrivassi sul muretto di Via Cairoli la prima volta? Sì, credo che quella fosse la prima volta che Giuliano mi accompagnò lì. Ricordo che eravamo stati prima in un negozio di dischi dove avevo acquistato il primo EP dei Teenage Jesus and the Jerks, quindi avevo questo meraviglioso disco in una busta di plastica. Quando arrivai sul muretto, un ragazzo che era lì mi chiese che disco fosse. Io lo tirai fuori dalla busta e lui, guardandolo e scuotendo il capo, disse: questa è roba per matti. Quello fu il mio primo approccio con il muretto, in particolare con il mitico Fabio Furlan, uno dei padri del punk di Latina con i London 77. Raccontaci della tua prima esibizione come Negative Existence il 17 maggio 1982
al cinema Tirreno di Latina. Concerto fondamentale perché dà il là alla nuova scena di Latina, considerato che fino a quel momento c'erano state solo le esibizioni dei capostipiti Neon, mentre quel giorno salirono sul palco i Muddy Boys, che esordivano con il loro primo concerto, e voi come gruppo spalla. A distanza di 40 anni ricordo molto vagamente, quasi con le sfumature di una scena fantasy, che mi trovavo al cinema Tirreno di Latina per il seminale concerto di Giosquillo del 27 marzo 1982. Ed appena terminata l'esibizione dei Muddy Boys, che aprirono quel concerto, mi ritrovai, non so come e tantomeno perché, ad avere uno scambio molto estemporaneo e veloce con Nico Tamburella, chitarrista dei Muddy Boys, almeno credo fosse lui in qualità di leader della band, che mi disse che il 17 maggio avrebbero suonato di nuovo lì, a che io gli risposi con il coraggio dell'incoscienza che anche io avevo una band e che se avesse voluto gli avremmo aperto il concerto. Nico, sfoderando un coraggio dell'incoscienza non da meno, non avendo la minima idea, il minimo elemento per poter valutare né l'effettività né lo stato della mia band, rispose d'impulso: ok, ci farete da gruppo spalla. Qual era quello che definisci lo stato dei Negative Existence? Avevamo da pochissimo tempo, credo da circa un mese, costituito il primo nucleo della band e fatto solo alcune prove nel garage di Amerigo, bassista con la fissa dei Motorhead. Stavamo lavorando i nostri primissimi pezzi, credo ne avessimo solo due o tre in quel momento, e nessuno sapeva suonare uno strumento a parte Paolo, il batterista. Tantomeno io avevo la minima idea di cosa significasse cantare. Quindi ci trovavamo, per così dire, in una situazione assolutamente embrionale. E si era materializzata questa incredibile occasione di poter suonare dal vivo. Quell'incontro ebbe, ed oggi ancor più a seguito della rarefazione del ricordo, tutti i contorni fantasy, ma subito dopo ci fu il colpo di scena. In che senso? Nel vero senso del termine. Amerigo e Paolo, bassista e batterista, ci informarono che avevano delle comunicazioni importanti da farci, a me e al chitarrista. Li raggiungemmo nel garage e lì ci dissero che loro due avevano deciso di formare una band heavy metal e pertanto da quel momento lasciavano i Negative Existence. La scena era stata giusto appunto colpita in pieno. Di fronte a quella situazione pensai immediatamente solo una cosa: il 17 maggio salirò su quel palco, nessuno e niente me lo impedirà. Praticamente i Negative Existence erano un embrione con già una serissima minaccia di aborto. Esatto. Questa, d'altronde, fu poi una costante di tutta la mia successiva storia di, diciamo, agitatore, sempre sul filo dell'aborto concettuale e di conseguenza anche fattuale. Mi aiutò ancora una volta Giuliano, che reclutò un bassista, il già citato Fabio Furlan di London 77, ed un batterista alle primissime bacchette, Paolo Angotta dei Reflex Visions. Con questi due sostituti provammo, credo, tre volte nell'appartamento di Paolo Angotta, senza amplificazione e con la batteria ovattata da stracci per non disturbare i condomini. Ricordo un giorno che mentre stavamo per andare a fare una di queste prove, passando sotto casa di Giuliano, lui si affacciò alla finestra e come una sorta di Savonarola sentenziò: ma dove andate? Fate ancora in tempo a lasciare stare tutto, farete una figura di merda, arrendetevi. È sempre stato un grande amico, sapeva che avevamo bisogno di incoraggiamento. Il primo gruppo che si è esibito, che tra l'altro era la prima volta che suonava, ha destato veramente molto entusiasmo. A me pare che è andato molto molto bene, anche perché annoveravano tra le loro file due membri che non erano poi dei Nex, erano uno dei Reflex Visions, e l'abbiamo qui in studio, fra poco sentiremo lui qualche cosa su questo concerto, e l'altro era Fabio, che bassista di London 77. Gli amici si vedono sempre nel momento del bisogno. Sì, questo è direi addirittura ovvio. Quindi, avendo fatto delle sessions di prove praticamente simili acustiche, non potevamo avere la benché minima idea del suono che avremmo prodotto su quel palco, ma ci sarei salito. Niente, nessuno avrebbe potuto fermarmi, neanche l'imprevedibile, per definizione, irruzione di surrealismo che forse nemmeno il genio di Magritte sarebbe stato capace di rappresentare.
Era il giorno del concerto, avevo preso l'autobus per arrivare a Latina ed avevo appuntamento proprio al capolinea delle Corriere con il chitarrista per andare insieme al cinema Tirreno. Ero lì che lo aspettavo quando la sua figura si materializzò in lontananza ed immediatamente cercai di capire perché quell'immagine mi creasse un senso di surrealistico profondo disagio. Più si avvicinava e più questa sensazione aumentava. Quando mi fu davanti gli chiesi: «Ma la chitarra dov'è?» E lui rispose trasecolando: «Cazzo, l'ho dimenticata a casa». Magritte infatti disse una roba tipo che essere surrealista significa bandire dalla mente il già visto e ricercare il non visto. Hai voglia di cercare il non visto una volta bandito dalla mente il visto? Eravamo surrealisticamente nella merda perché non c'era il tempo per tornare indietro a recuperarla. Decidemmo quindi di andare al cinema Tirreno con la speranza che il chitarrista dei Muddy Boys ci prestasse la sua chitarra. E come andò? Nico Tamburella ci rispose che gli dispiaceva, ma la sua chitarra non la prestava nessuno. Eravamo nella merda a questo punto, e non solo surrealisticamente, ma verghianamente. Senza una chitarra era evidente che non potevamo salire su quel palco. Mentre eravamo sull'orlo dello sconforto, scorgemmo una sagoma allampanata entrare nel cinema, portando in mano la custodia di quella che dava tutta l'impressione di essere proprio una chitarra. Fabio Furlan ci disse che si trattava di Gianfranco Aurilio, che suonava con lui nell'London 77, quindi ci avvicinammo e gli chiedemmo il favore di prestarcela. Lui immediatamente ce la consegnò. La cosa incredibile è che era arrivato lì quella sera, casualmente con lo strumento, solo perché era andato a lezione di chitarra e non aveva avuto il tempo di passare prima per casa. La storia che mi stai raccontando smentisce clamorosamente tutte le più scientificamente verificate leggi di Murphy. Si tratta semplicemente della classica eccezione che conferma la regola. Recuperata la chitarra, alla fine salimmo sul palco del cinema Teatro Tirreno. La prima impressione che ebbi fu che il palco, da sopra, era molto più basso di quanto sembrasse da giù e che i circa 200 seggiolini vuoti del cinema mi osservavano incutendomi una certa soggezione. Abbiamo improvvisato un veloce soundcheck mentre il cinema si stava riempiendo e dato che non potevamo proprio avere la minima idea del suono che potevamo produrre, quando finalmente fummo elettrificati rimasi stupito, io per primo. Di ulteriori due cose non potevamo avere alcuna idea. La prima era che il nostro chitarrista si trovò a suonare la chitarra di Gianfranco, che era magicamente accordata con il basso di Fabio. Erano compagni di band nell'London 77 e per noi che non avevamo nessuna concezione di cosa significasse accordarsi fu una sorpresa ulteriore. La seconda era che i Muddy Boys quella sera avrebbero perpetrato una decisa virata dal punk verso l'hard rock e conseguenzialmente che il pubblico che stava riempiendo quei seggiolini era venuto per godersi un buon concerto di metallo duro. Erano quindi tutti metallari. Bisogna aver presente che all'epoca il crossover non aveva ancora preso piede e il punk, che era il nostro riferimento, era nato proprio in contrapposizione violenta alla stagione del rock 1970-1975, ovvero contro il mainstream barocco progressive ed hard rock. Quindi ci siamo trovati d'incanto dinanzi un pubblico pregiudizialmente ostile che tra l'altro non sapeva assolutamente nulla della nostra presenza, perché sulla locandina del concerto il nome Negative Existence non era assolutamente indicato. Ok, prima di cominciare volevo ringraziare Fabio al passo di London 76 e Paolo alla batteria per il loro appoggio momentaneo. Un bel battesimo del fuoco.
Sì, e per rimanere nell'ambito delle metafore sacramentali, dopo il battesimo abbiamo tranquillamente rischiato anche l'estrema unzione, così avremmo chiuso il cerchio. Ma eravamo già finiti, evidentemente, all'inferno. Tra urla satanate metallo, oh zii, e corna a tre dita con le mani incrociate, iniziamo a suonare. Avevamo preparato tre pezzi di circa 6 minuti l'uno, assolutamente monocordi e distorti, quindi quasi subito il pubblico cominciò a inveire e a tirarci addosso tutto quello che aveva nella disponibilità. Nonostante fossi intimorito già dal momento in cui ero salito sul palco, dinanzi all'avversione preconcetta della platea, dopo nemmeno un minuto, fui preda di una sana rabbia di reazione e iniziai a sfidare la platea. Ricordo che nel pezzo Repressione di massa il testo recitava un "non c'è scampo" e io mi trovai a un certo punto seduto sul palco indicando con un dito il pubblico, stonando un "non avete scampo", fin quando si alzarono in piedi due o tre persone urlando con fare minaccioso "non avremo", a che mi parve opportuno non approfondire il concetto, d'altronde gli stavamo impartendo già una notevole sofferenza sonoramente. Mi hanno poi raccontato di astanti che si sono recati al botteghino chiedendo disperati chi fossimo e quanto tempo ancora era previsto che suonassimo. Tutta l'esibizione fu accompagnata da urla di vera e propria disperazione del pubblico. Dopo il secondo pezzo, I Want to Die, ormai completamente ingaggiato nella sfida alla platea, raggiunsi l'acme della rabbia nell'ultimo pezzo, Perversion, al termine del quale, a mo' di saluto, proferii un temerario quanto liberatorio "il cazzo ve l'abbiamo rotto?" prima che qualcuno dello staff si avvicinasse per togliermi subito il microfono dalle mani, temendo che il discorso potesse ulteriormente degenerare. Dopo il concerto cosa accadde? Mi dissero che qualcuno, non so chi e non so per quale motivo, si era rivolto alla parte, diciamo, più calda del pubblico, intimandogli di non toccarci. Schivammo quindi l'estrema unzione. Il giorno dopo, nel corso del programma Shine su Musica Radio, il grande Andrea Lopez, criticando la svolta heavy metal dei Muddy Boys, tessette le lodi del nostro concerto, descrivendo il suono che producemmo letteralmente con queste parole. Loro, a quanto ho potuto capire, fanno un discorso di negatività, di disperazione, veramente teso allo spasimo, per cui è ovvio che producano una musica così... così veramente pesante e ossessiva, una cappa di piombo che veramente ieri ha coperto, ha completamente gelato tutta l'area del cinema della Tirreno. Quali furono i successivi sviluppi dei Negative Existence in quel frangente temporale? Poco più di un mese dopo, il 20 giugno, suonammo dal vivo durante un evento organizzato per l'estate di Terracina. Per l'occasione rientrò, dopo essersi pentito di averci lasciato, Paolo, il batterista, mentre al basso colmammo la vacanza con l'inserimento di Luciano Lebrone, che in realtà non aveva mai suonato il basso prima. Facemmo un concerto orribile, anche perché alle nostre conclamate incapacità tecniche si sommò anche la mancanza di casse spia, per cui, suonando all'aperto, non avevamo il benché minimo ritorno di quello che producevamo. Io stonai ancor più di quello che credevo fossi in grado di fare. Ricordo una versione di Anarchy in the UK che, se l'avesse ascoltata Johnny Lydon, ci avrebbe menato e sarebbe stato assolutamente giusto. Dopo circa 20 minuti gli organizzatori ci abbassarono al mixer. Comunque quel concerto fu importante perché portò per la prima volta il punk a Terracina. Subito dopo, durante i mesi di luglio e agosto, registrammo, proprio con Andrea Lopez alla batteria, i tre pezzi che furono poi pubblicati nella compilation Official Invaders, alla quale parteciparono, oltre noi, i Mono, The Jars e Settimana Enigmatica. Paul, ti ringrazio per la tua disponibilità e per il racconto di quei primi seminali mesi del 1982. Grazie a voi, non vedo l'ora di vedere questa video intervista sul nostro meraviglioso muretto. A presto.
ancora una volta.